Bene. Tutto pronto agli ordini dello starter per questa seconda da Varese, prova dedicata agli amatori, partiti non brillantissimo nella fase di avvio, Big Ice, il grigione, che regala un po' di metri al gruppo, ma non c'è grossissima andatura. Gioia e Dwight Jacobs provano ad andare davanti all'esterno di tutti, proprio Big Ice, che è partito malissimo, ha recuperato in breve, si è portato addirittura al comando. Ciò a testimoniare appunto l'assenza d'andatura nella prima parte del percorso, tant'è che appunto Gioia agisce subito sui primi al pari di Bandolero, poi tra le prime posizioni all'esterno prova ad avanzare anche proprio il grigio Dwight Jacobs, tra i primi c'è Lordo Budisin che avanza all'esterno, e allora davanti Big Eyes il grigio con all'esterno Lord Obudisin, poi tra le prime posizioni c'è Pissacucci lungo la corda che capeggia appunto il resto del gruppone insieme a Gioia, poi Dwight Jacobs all'esterno, la risalita anche di Silesius, quella di Steady Step, Kicking Carl, Flavin, mentre in coda è scivolato Bandolero. Concorrenti che sono sulla piegata, completata in vantaggio da Lord of Budisi nel numero 8 con la giubba scura all'esterno, che è passato in vantaggio. Ecco qui le telecamere che vanno a cercare anche il resto della compagnia, con a chiudere Flavini insieme a Bandoleros. Con Lord of Budisi che ha dato uno scossone alla corsa, è passato di prepotenza in vantaggio, si fa sotto Pissacucci in giubba fucsia, poi Silesius sul parziale è montato Dwight Jacobs che guadagna poco, all'esterno si fa sotto anche Steady Step insieme a Kicking Carl che può recuperare davanti, intanto è montato anche Lordo Budisin, si presenta bene all'appoggio Silesius insieme a Steady Step, all'esterno c'è la rincorsa anche di Kicking Carl, poi Pissacucci con Silesius in vantaggio su Steady Step e Kicking Carl, questi tre in diagonale ma in vantaggio dall'interno verso l'esterno c'è la Jessica in vantaggio con Silesius, la rincorsa all'esterno di Kicking Carl, poi all'interno c'è Steady Step, Silesius in vantaggio, Kicking Carl che guadagna il giusto perché Silesius è in piena spinta, in pieno allungo e si sta avvantaggiando. Nel finale Silesius è ancora davanti, Kicking Carl che prova un disperatissimo tentativo, ma Silesius ha messo tutto quanto al riparo, Kicking Carl che è secondo e al terzo finisce bene Flavin che sul palo precede Gioia, Steady Step e tutti quanti gli altri. La vittoria di Silesius, Jessica Marcialis da favoriti, 3:43 in chiusura al totalizzatore nazionale, al secondo c'è l'uno di Kicking Carl e al terzo finisce bene il 3 di Flavin. L'arrivo nella parte alta della perizia, Silesius 2, 1 Kicking Carl, 3 Flavin. Questo è l'esito della prova dedicata ai Gentlemen Amazzoni. Da Varese, per il momento è tutto.